E ora sembra tutto pronto perché vengano nuovamente chiamati a raccolta dallo starter i 12 finalisti del 94esimo derby italiano del Trotto. Vediamo nuovamente il campo dei partenti con l'1 Charmant de Zac Antonio Di Nardo per Marcos Morgon al training. Il 2 Cashmaker, Björn Goop, Team Gocciadoro, 3 Corazon Bar, Gianpaolo Minucci, ancora Team Gocciadoro, 4 Call Me the Breeze, Andrea Guzzinatti per Filippo Aller, 5 Colibrigetta, Alessandro Gocciadoro, naturalmente Team Gocciadoro, 6 Capital Mail, Mario Minopoli Junior, 7 Chucky Rock, Filippo Rocca, questa è la prima fila, seconda fila, Condor Pasacar, Vincenzo Longo per Holger Elert, Canto dei Venti, Santomollo per Eric Bondo, Cronos Delidei, Ron Shilstrom per il Team Gocciadoro, Catman di Celle, Federico Esposito per il Team Gocciadoro, Colberto PVF, Roberto Vecchione per Holger Elert. Parte piano Colberto PVF di galoppo, Cronos degli Dei. Lottano all'esterno Call Me the Breeze e Capital Mail che sono partiti più forte degli altri con Capital Mail che insiste e riesce a scavalcare Call Me the Breeze, rimane terzo ma sbaglia Cashmaker lasciando la posizione a Charmant de Zac, poi Corazon Bar, quindi Condor Pasacar. Immediato rallentamento di Capital Mail, allora sposta Call Me the Breeze che senza strappo va a ottenere il via libera dall'avversario. Non c'è stata lotta con Capital Mail che ha scavalcato Call Me the Breeze che torna in testa ma a spesa zero ed è diventata una corsa estremamente tattica. Si è scoperto dalla quarta posizione Corazon Bar che va a far pariglia con Capital Mail offrendo la scia a Charmant de Zac che non lo ha anticipato ma ha scelto di seguirlo. Poi Condor Pasacar, Canto dei Venti, Allargo Chucky Rock. Un'altra pariglia composta da Cashmaker rimesso e Colibrigette. Quindi Catman di Celle e Colberto VVF. Si va ancora di conserva con Andrea Guzzinatti che sta decisamente portando il cronometro dalla sua parte. Con la Zombar che ora lo fa allungare parzialmente in questi 200 metri davanti alle tribune. Il chilometro va via nell'ordine dell'1,15 scarso. Col Mide Breeze con allato Corazon Bar che ora si fa pressante. C'è stato l'errore in corda di Condor Pasacar. Quindi Capital Mail in terza posizione. Può parcheggiare quarto Charmant de Zac davanti a Chucky Rock e Colibrigette. Poi Catman di Celle che supera Canto dei Venti. Corazon Bar sferra un durissimo attacco da Call Me the Breeze che con la posizione interna reagisce. C'è un parziale violento. 28 gli ultimi 400 metri. Capital Mail sposta dalla corda e prende la scia di Corazon Bar anticipando Charmant de Zac e poi Chucky Rock. Per ora ripiega in corda Colibrigette con Call Me the Breeze che si difende da Corazon Bar che sbaglia improvvisamente e allora è Capital Mail e Charmant de Zac che inseguono Call Me the Breeze, poi Chucky Rock che fa lo spunto a centropista in anticipo su Colibrigette, alla corda c'è Call Me the Breeze, Capital Mail lo attacca e lo rimonta, in fuori Charmant de Zac, poi Chucky Rock, c'è lotta a tre davanti a Chucky Rock, Charmant de Zac all'esterno e Antonio Di Nardo vincono il derby su Capital Mail e Call Me the Breeze, poi Chucky Rock e Colibrigette. 1-6-4, l'arrivo del derby 2021, vince Charmant de Zac, Antonio Di Nardo per Marcos Morgon e i colori della scuderia Comiantale. Ha cambiato casacca proprio in occasione delle batterie e oggi di spunto ha avuto la meglio su Capital Mail che dopo aver dato strada a Call Me the Breeze era stato capace di ribatterlo. Call Me the Breeze poco reattivo e soltanto terzo dopo aver però respinto anche gli attacchi di Corazon Bar in errore sull'ultima curva quando sembrava ancora un fattore della corsa. Quarto è Chucky Rock, quinto è Colibrigette. 1, 6, 4, 7, 5 è l'arrivo della 94esimo derby italiano del Trotto, e vi ricordo era anche TQQ di giornata sul mio cronometro 2:26 e 8 per gli ultimi 2000 metri, significa media intorno all'1:13 e 3, ma con un primo giro da 15 scarso e il secondo invece decisamente molto molto più veloce. E
E ancora il replay della frontale con Charmander Zac all'esterno che va a vincere su Capital Mail, Call Me The Breeze, Chucky Rock e Colibri Jet. È la linea che può tornare allo studio.